Eccoci qua, ragazzi. E no, Dynamo, ti abbasso il Run. volume. Ecco. Ah, aiuto. Dicevo, ti abbasso il volume perché sennò magari gli altri dicono: oh mio Dio, così con la musica alta. Miki, grazie mille per i 5 beat. Che beh, sono carini i beat, a me piacciono tantissimo. Cioè, quando esce il triangolino, non lo so, è divertente. Ok, allora fatemi togliere sta cosa. Eccoci qua, ragazzi. Allora, oggi live straordinaria a quest'ora perché? Perché visto che io sono in zona arancione, io tra l'altro mi sono appena fatta i capelli, quindi sono tutti così, e poi li devo sciogliere. Quindi sembrano un po' dei salsicciotti, non lo so. Vabbè, comunque con le manine, che carino. Comunque, visto che è zona arancione da noi, stasera non posso streamare perché appunto vado a casa di Alanaginsk. No, oggi ancora non ho iniziato in realtà, perciò la live sarà un po' breve perché poi mi metto a studiare oggi, ovviamente. Ditemi se sono troppo illuminata, io non mi trovo mai con queste luci, mi devo comprare una luce decente. Comunque, che dovevo dire? Ciao Cree! Che bello, ragazzi, quanti siete? Che cosa volevo dire? Ah sì, che stasera non posso streamare perché vado a casa sua perché c'è la sorella che è tornata da Milano e se ne va di nuovo sabato, quindi stasera facciamo tipo una lasagnata a casa sua e non posso streamare, allora ho detto perché non streamare un'oretta con i ragazzi oggi? Oggi pomeriggio e infatti così è stato. Ieri ho giocato un pochino. Ciao Ashy! Ciao a tutti ragazzi, come state? Tra l'altro mi sa che OBS si è buggato. Ciao Dani! Perché dice uno spettatore, ma voi siete un po' di più, forse si deve aggiornare, non lo so. Vabbè, che mi dice Lallo? Mi è appena arrivata una nuova borsa portadolci. Ma era una borsa portadolci. Ora cerco su Amazon, voglio vedere che è. Quindi quella vecchia non mi serve più e la regalo a te. Mi ha regalato una borsa portadolci. No, vabbè. No, no, non sono di Milano, io sono di Napoli. Ma oggi è tornato. Cioè, non oggi. Forse nei capelli a tracolla. Ah, vabbè. Dicevo, oggi vado a casa di Alanaginsk, che non so se verrà in live adesso perché stava studiando, forse sì, forse ci tiene aperti per compagnia. Però c'è la sorella che è tornata da Milano e quindi semplicemente facciamo una lasagnata a casa di Alanaginsk. Così che insomma ci salutiamo, capi? Che poi lei torna a Milano poi sabato. Ah, io ho ordinato dei poster ieri, poster di Corrado e di Apollo che sono carini. Ragazzi, comunque Marti. Oh, guardate, a proposito, Corrado, ciao. Ne approfitto. Sì, raga, una lasagnata. Ma sapete perché? Perché praticamente il padre è andato a fare la spesa, no? Un po' di tempo fa, tipo la settimana scorsa. E praticamente ha comprato la pasta per la lasagna, no? Quelle piatte, va bene. Ah, tu sei dintorni di Milano, ragazzi, alla fine queste sono le città, diciamo. No, vabbè, alla fine comunque scendiamo sempre a parenti in un certo modo. Io abito qua, io abito là, ma io sono andata da qua, magari ci sono andata anche io, che bella sta cosa. Dai, sgancia la foto, Corrado. Penso che non la sgancerà mai. Gile, vabbè. Comunque, che stavo dicendo? Boh, mi sono scordata. Vabbè, è normale. Succede spesso. In Sicilia una lasagnata è ammazzata. Veramente. Non lo sapevo. No, vabbè, lasagnata è un termine che ho detto io, cioè non so se si dice così. Comunque, ragazzi, allora oggi la live si intitola sempre Giochini, eccetera, eccetera. Però visto che l'altra volta non ci sono riuscita, vorrei vedermela adesso. Penso ci impieghiamo un 20 minuti circa a vedere quest'isola molto particolare. Perché è un'isola di un tizio famoso che ne ha varie, ognuna su un colore particolare. Se volete seguire questo tizio su Instagram, che là ci sono tutte le sue isole, si chiama Animo.crossing, che tra l'altro è anche un hacherone perché fa delle cose con l'isola inaccettabili proprio, vabbè. Ha hackerato cose perché praticamente riesce ad inquadrare dall'alto. Ha fatto tipo che se vai a un estremo della mappa ricapiti all'inizio della mappa, insomma, delle cose strane ha fatto. Però questo c'è un sacco di isole carine. Vabbè, alcune io le odio, sono brutte perché sono tutte disordinate, tipo a tema horror mal riuscito. Però comunque c'è quest'isola che è tutta rosa, che tra l'altro è nuova. E volevo visitarla perché a me piace il rosa, piaciucchia, come potete vedere io ho i capelli blu.
Quindi mi piace il rosa. Vabbè, in pratica quello volevo dire, ragazzi, cioè mi sono fatti i capelli rosa perché mi piace il rosa e poi perché c'è il lockdown, non sto andando all'università, infatti gli esami li faccio con i capelli legati perché un pochino mi imbarazzo, però vabbè, il prossimo giuro che lo faccio con i capelli sciolti. Ciao Emanuele! Hello! Ieri Emanuele ha fatto anche lui una bellissima live, solo che io non c'ero proprio. E ho visto in TV con i miei genitori. Vabbè, ieri ho finito LOL. Ragazzi, avete presente LOL? Non League of Legends, ma LOL. Chi ride è fuori. Bene, è divertentissimo, ve lo consiglio un sacco. È su Amazon, tra l'altro, quindi se avete Prime, guardatelo perché è meraviglioso. E poi ho iniziato a vedere questo Before Pintus, che poi io Pintus lo seguo da quando stava a Colorado. E insomma, Before Pintus, ho litigato con la Wind stamattina perché mi è saltato tutto. No, ma come? No, vabbè. Sono Lillo, esatto, sono Lillo. Però ragazzi, non fate spoiler che va a finire che c'è qualcuno che non l'ha visto. Quindi, cioè, a me non piacciono gli spoiler, veramente. Cioè, se tutti l'avete visto ne possiamo parlare. Se no, no, ragazzi, no spoiler, please. Perché veramente è divertente. Allora, fatemi cambiare un momentino. Perché qui siamo un po' strani così come siamo vestiti. Visto che è un'isola tutta rosa. Che carino questo. Vestito da coniglio. Io mi vestirei. Mi vestirei. Boh. No, non lo so. Mi metto. Metto questo, dai, vestito sognante. Ieri in live, io non so come guardarlo essendo a Berlino. No, che peccato. Ah, scusate, ma tanto internet pieno di meme, quindi non dico più nulla. Sì, lo so che internet è pieno di meme, però per esempio io sono riuscita a non spoilerarmi le ultime puntate, pure se insomma ci stavano i meme, eccetera, eccetera. C'è anche la versione tedesca, ma non è la stessa cosa. Eh sì, immagino, immagino. Vabbè, certo, poi i nostri comici noi li conosciamo pure, quindi magari ci piacciono anche di più. Vabbè, penso che andrò così, ragazzi, dai. Non puoi vederlo a Berlino su Amazon? Eh sì, domanda lecita. Non si può fare, cioè, non lo puoi vedere su. Cioè, se c'hai Amazon Prime, non lo so, e c'hai una TV Smart oppure un iPad, forse lo puoi vedere. Cioè, ti compri l'Amazon italiano, non lo so. Poi non so se sono diversi. Se vedete, non ho idea. Comunque, raga, questa luce è pessima. Cioè, guardatemi. Tanto mi sa che l'Anakin non ha manco letto il mio messaggio su WhatsApp. Ah, no. Ok, non l'ha proprio ricevuto. Ok, gli si è spento il telefono. E mo quando se ne accorge che gli si è spento il telefono? Ho appena fatto traumatizzare una persona per colpa di Zelda. Perché? Come mai? A proposito, ragazzi, io mi sono scordata di avviare il giveaway perché non sono riuscita a craftare tutte le cose. Boh, quando chiudo questa live, penso stasera, mentre aspettiamo che si cuoce la lasagna, mi metto a craftare le cose. Allora.
Allora, io abbasso un pochino la musica perché visto che mettete spesso le canzoncine, poi non riesco a parlare bene. Magari poi mi interrompo e mi dimentico quello che stavo dicendo. Allora, come vedete, ragazzi, quest'isola non è nessun grande. Sa grande. Non ho capito. Forse non mi stavo leggendo. Comunque, ragazzi, allora, quest'isola, se vedete, è tutta completamente rosa. Ma di un rosa esageratamente rosa. Oh, che carine queste conchiglie. Ecco il punto, vediamo che qua c'è tutta la spiaggia. Bicicletta. Il pavimento è rosa. A me non piace troppo come arreda lui. Però l'isola è molto bellina. Oh, guardate che carino. C'è un albero di Natale con i giocattoli sotto. Ed è tutto rosa. No, vabbè, che carino. Ma guardate chi c'è. Rina. E poi Marina l'ho incontrato in un sacco di isole. Che carino il letto. Strano che non si è messo i personaggi, cioè gli amico. Io non so cosa voglia dire, ragazzi. Non so cosa voglia dire. Vuol dire grande? Non lo so. Non capisco il tedesco. Allora, questo, lui è famoso per questo fatto del cuore, se vedete. Guardate che bello qua, è tutto completamente rosa. Ah, ora vanno di moda queste cose messe in obliquo comunque. Cioè le tovaglie messe in obliquo. Io farei una bellissima foto per la pagina. A proposito, non ho ancora messo la storia con... cosa ho capito io? Niente. Estremamente? Non ho capito, ragazzi. Non ho capito, raga. No, raga, non mi sto seguendo. Vabbè, ok. Ah, significa prego. Ah, ok. Mamma mia, è una parola lunghissima per significare solo prego. Ci si può sedere qui, sì. Vabbè. Volevo provarci, ma purtroppo. Comunque, lui è famoso per questo fatto del... vedete, dell'ago a forma di cuore, tipo spezzato, però. È una cosa un po' triste in effetti, però vabbè. Io faccio un pochino di foto tanto per. Ah, poi vedete che loro, diciamo, sigillano l'isola così con gli alberi piccoli. Nel senso lo caricano quando gli alberi sono ancora piccoli, quindi rimangono così. Mamma mia, quanto rosa, esagerato. Allora, qui c'è la zona museo, ecco, vedete le bamboline. Vedete, spero non ci siano scene inquietanti con queste bamboline anche su quest'isola. Un po' troppo triste per essere tutto rosa, ma è Madonna quanto rosa! Infatti, ragazzi, è molto molto esagerato, sì. Però è una cosa carina, dai. E poi io penso che questo tenga 4.000 isole, perché ce ne ha veramente... Cioè, 4.000 switch, perché ha un sacco di isole. Oppure, essendo un hacker, tipo, li ha caricati in un cloud, non lo so. Ma che bellino. Ragazzi, quel servizio da tè, comunque, se lo volete, io ve lo posso pure regalare. Non ho gli occhiali a portata di mano. No, e vabbè, ce li avevo qui. Stavo dicendo, ragazzi, aiuto, morirei a un'isola rosa. No, non è che puoi bloccare la... Aspetta, era una domanda. Puoi bloccare la crescita degli alberi? Perché in realtà no, non la puoi bloccare la crescita degli alberi. Credo. Se era una domanda. Se si può bloccare la crescita degli alberi, io sì, cioè io sarei molto interessata a questa cosa perché veramente è una cosa carina. Comunque dicevo, quel vassoio, pure se voi lo volete, io ve lo posso anche regalare. Ah, davvero? Come si può fare? Che poi lo metto anche in Acci Curiosity del Discord. A proposito, se non siete del Discord, nel Discord entrateci, ve lo consiglio perché faccio giveaway e cose del genere. Qua è tipo una spiaggia con gli ombrellini. Non lo sapevo, sulla mia li ho bloccati, ma nel senso che cioè, dovete metterci un alberello dalle altre nei dintorni, tipo, cioè dovete metterci una cosa attaccata, tipo un altro germoglio, per non farlo crescere più. Perché sarebbe molto comodo per me, veramente. Raga, vedete che, cioè io ve l'ho detto, non amo le sue isole perché arreda in maniera molto incasinata.
Cioè, non è da pro se è incasinato. Si è attaccato un altro alberello. Ok, buono a sapersi. Thank you. Va bene, allora questa andrà sulla nuova sezione del Discord che si chiama C Curiosity, dove ho scritto solo una cosa per adesso. Solitamente lo metti dietro così non si vede. Eh sì, giusto, giusto. Mamma mia, ragazzi, che cose da hacker, veramente. Quei trucchetti. E poi io ne conosco alcuni di trucchetti, però appunto ne imparo sempre di nuovi. Vedete, lui fa queste cose, usa un sacco di spazio inagibile per fare dei paesaggi, cosa che io non, che a me non piace troppo. Io amo il rosa, è il mio colore preferito ed è anche uno dei colori principali della mia isola, ma così è un po' troppo anche per me. Ragazzi, vi capisco, io volevo visitarla perché ero molto curiosa di quest'isola full rosa, però appunto non voglio usarci troppo tempo. Che carino il ponte così. Ok, mi piace un sacco, farò una foto così perché così me la tengo e mi ricordo magari. Sì, basta aspettare che raggiunga la misura che vuoi e poi ci metti un altro germoglio. Perfetto, ragazzi, ottimo. Ve la ritroverete su Acci Curiosity molto presto. Che carino questo pianoforte così. I sacchetti della spazzatura, giustamente, non mancano mai. Qui ci sono le casette dei villager. È molto simmetrica quest'isola, veramente molto. E vedete? Perché? Vabbè. La sedia a rotelle a caso. Va bene, allora facciamo il giro dall'altra parte. Aspetta, basta aspettare che raggiunga la misura. Ok, vabbè, ok. Sto a posto. Grazie, raga. Allora, qui ci fanno tipo i castelli loro così. Un'altra cosa che io non amo. Scusate che sbadiglio un po'. Un'altra è la biocco post pranzo, capito? Un'altra cosa che io non amo, appunto, è mettere tutto, fare i castelli e queste cose qua. Sono più per la semplicità. Ok, carina la casa. È molto, molto base, diciamo. Divano, televisione. Carino quest'angolo con la TV, però. Oddio, la stufetta. Adoro, adoro la stufetta. Mamma mia, raga, che freddo, io ho la coperta sulle gambe. Tra l'altro qua ci stanno le librerie perché così non possiamo andare nelle altre stanze. E non ha arredato. Guardate la mia bellissima copertina di Natale. C'è scritto Merry Christmas e me l'ha regalata Yamamay perché andai tipo a comprare sai, cioè, quello è un negozio di Yamamay. Spesi tipo 20 euro, comprai un sacco di roba. E dissero, ah, c'abbiamo la promozione, così. Qua è proprio anni 50, capito? Tutto rosa, monocolor. Sì, ma è tutto, ve l'ho detto, lui fa le isole a tema. Tra l'altro, lui ogni bambolina. Ah, non ha messo nemmeno. Non ha pagato l'ultimo mutuo. Lui praticamente ogni bambolina che ha ci fa un'isola sul colore. Ok? Abbiamo l'isola tutta nera, l'isola tutta bianca, l'isola tutta rosa, l'isola verde, che tra l'altro la verde è bellissima perché è tutto bosco. E niente, io vi consiglio di visitarle. Ve l'ho detto il. Se andate sul mio Instagram, forse una delle foto dei viaggi che faccio, ho taggato proprio animo.crossing e sulla sua pagina voi trovate tutte le sue isole praticamente, perché io da lì le ho prese. Che bello qui. Ok, qui la foto ci vuole perché è veramente carina. Con la bambolina, vedete? Perché le bamboline non sono inquietanti su quest'isola? Ci sto quasi rimanendo male. Si può andare di qua? No, mi sa che non mi fa andare. No. Solo sopra quindi. Ok. Isola verde fighissima. Il verde è il mio colore preferito. No, sì, ragazzi, sono veramente belle alcune. Allora, io l'isola tutta nera la odio perché è tutta incasinatissima. C'è spazzatura ovunque. Non mi piace proprio. E poi non sopporto anche l'isola tutta bianca perché è un'isola tipo horror, ok? Pure questa è fatta a mo' di horror. E a me non piacciono assai queste cose perché per me Animal Crossing è così felice, capito? È felice. Io intanto mi sto preoccupando per Alanakins che ancora non ha visto che c'è il telefono scarico, mannaggia. Credo abbia il telefono scarico, non lo so. Aspettate, mo lo chiamo. No, mannaggia. No. Stavo per fare il WhatsApp audio, aspettate. Oh, che carino qua su. Anche se già l'ho visto da qualche parte proprio tutta questa sistemazione, non so. No, e che è quella faccia?
Ok. Comunque sì, quella verde è bellissima. Tra l'altro, in una delle ultime, forse proprio l'ultimo tour Isole Sogno. Ok, no, è la segreteria telefonica. Dicevo, proprio in una delle ultime Isole Sogno che sono andata a visitare c'è questa qui verde, appunto. Quindi potete anche recuperarvela tramite la live. Ecco, cose inquietanti. Lo scheletro. Perché? È una stanzetta così nelle segrete, c'è del rosa, che c'è. Io queste cose non sopporto, vedete, io non capisco. Ma perché fa queste cose, sto tizio? Io boh, non lo so. Comunque, se sentite rumori, è mia madre che sta passando il mocio. Visto che ha comprato quello là col pedale che gira da solo, che si strizza da solo, si sente sto rumore tipo tutti i giorni. Oppure sono quelli là piano di sopra che oggi non mi hanno svegliato con i trapani, grazie. Devo dire, sono molto felice. Va bene, non entrerei nelle casette. Se poi voi volete entrarci, me lo dite e ci entriamo. Va bene, qui è molto simmetrica, ve l'ho detto. Cioè, sempre uguale, insomma. Carino qui con l'albero in mezzo, molto bellino. Molto uguale all'altro lato. Lo odio estremamente. Al centro della stanza? Ah, esattamente. Ah, il mistrizio. Ok, sì. Esattamente al centro della stanza. Anche quello, diciamo, secondo me doveva fare la parte dell'inquietante. Oddio, la tazza rosa, io non ce l'ho. Questa cosa non va bene. Devo catalogare, catalogare, catalogare. Comunque sì, ho video. Vi ha un po' scocciato, che dite? Io poi l'evento dell'anno scorso di Pasqua non l'ho fatto. Scusate, l'ho fatto solo quest'anno. E a me non ha scocciato, però posso capire. Oddio ragazzi, mamma mia, quanti tavoli. Matrimonio, no, mi è caduta una gonfietta. No. Comunque dicevo, che ci azzecca in una camera rosa per bimbi? Esatto, sì, però quella non era tutta rosa, cioè i muri erano tipo i muri di una prigione, una cosa così. Bella la Nike. Faccio una bella foto vicino alla Nike. No. Non riesco, aspettate. No, vabbè, sono bruttine queste foto. Guardate. Va bene, questa è carina. Ah, mamma mia. Guardate, c'è tutti i dettagli rosa, c'è anche quello per gli incensi, è rosa. È tutto rosa! La cosa bella delle isole sono che non devi stare attenta ai fiori. Dai. Messo, c'è un cane. Bene. Regali e vabbè, ci sono dei regali, ah, forse per il matrimonio sempre. La carrozzella vicino al mare. Perché la carrozzella? È in tutte le isole, tutte. Anche questo vorrei tantissimo. Va bene, ragazzi, questo è, noi abbiamo quasi finito, eh. Ve l'ho detto, si mangia un sacco di spazi per fare le ambientazioni. E poi sono uguali. Vabbè. Ecco qua. A me personalmente quest'isola non piace molto, è super disordinata, piena di cose a caso. E infatti l'ho detto anch'io, cioè non amo come arreda le sue isole perché è molto disordinato. Ci sono degli angolini che sono carini, ma non proprio tutta l'isola, capito? Però ero curiosa di andarla a visitare, semplicemente. Eh sì, è un sacco caotica, avete ragione. Io preferisco l'isola che ho fatto io, nel senso. No, sentite l'aspirapolvere? Se no, vabbè. Comunque
Comunque sì, cioè, nel senso non invidio quest'isola, non direi wow, vorrei fosse la mia isola, capito? Io faccio sempre questo paragone, cioè dico mi piace di più come ho messo la mia, come ho settato la mia di isola o mi piace più l'isola che sto visitando e mi è piaciuta più quella come l'ho settata io. Comunque ragazzi, veramente ci sono delle isole bellissime, tipo ce n'è una giapponese dove c'è una scuola che raga è bellissima, veramente è meravigliosa e sta tra l'altro in una delle live che ho fatto, quindi probabilmente la trovate pure. Però veramente troppo bella. Vorrei rivisitarla. E tra l'altro alcune zone della mia isola le vorrei fare basate un po' su quell'isola lì che ho visto. Solo che non so quali perché diciamo che è finita la mia isola, quindi e vabbè. Allora, io direi di fare una bella cosa adesso. Se volete, ma si sente l'aspirapolvere perché ora si sta anche avvicinando alla mia stanza. Vabbè ragazzi, che dobbiamo fare? L'aspirapolvere. Qua, tolgo questo. Perfetto. Allora, io adesso dicevo, farei una bella cosa. Prima di tutto tolgo questa bacchetta, non si fa in casa. Ok. Se volete, possiamo fare qualcosina insieme. Che ne so, si può fare qualche giro del gioco delle trappole, perché c'ho ancora un po' di premi. Si può fare un po' di regalini vari a voi, appunto. Tra l'altro, se arriva Poketonks, devo sempre dargli il set di Kiki e Lala. Sempre. Oppure, non lo so, proponete voi cosa si può fare di bello. Oh, guardate, Marty è uscito! Ciao, Marty, che carino! Anzi, sapete cosa? Intanto che decidiamo, io potrei anche fare delle belle cose. Cioè, tipo, invitare gli altri amiibo Sanrio, perché vorrei qualche altro amiibo Sanrio sulla mia isola, qualche altro villager Sanrio sulla mia isola. Intanto, ragazzi, se non vi dispiace, io farei la checklist del giorno. Ah, tra l'altro, se ci sono delle cose che ora vedete nei negozi che vi piacciono, potete tranquillamente venire sulla mia isola a comprare le cose, oppure semplicemente se non avete soldini per comprare le cose ma vi piacciono, ve le prendo io perché ho un sacco di soldi. Tra l'altro ho comprato anche una bellissima penna, guardate quanto è carina, non si vede bene. Vabbè, tipo arcobaleno, ok? Una cosa del genere, per scrivere sulla mia agenda del perfetto isolano, che non vi ho ancora spammato, tra l'altro, ragazzi, perché vi consiglio vivamente di comprare questa. Si chiama appunto Agenda del perfetto isolano. C'è anche la versione rossa che è semplicemente datata 2021, questa invece è generica, non c'è una data precisa. Ed è stupenda perché le prime pagine sono dedicate a... Vabbè, qua tipo ci sono i villager, ok? Ci stanno le caselle per i villager e io ho visto che ho anche l'album degli stickers, li ho presi dagli sticker, solo che alcuni non esistono, tipo Raimondo, Granella, perché sono stati aggiunti dopo e quindi non... visto che l'album non è di New Horizons ma è di New Leaf, capito, ho fatto così. Comunque, le prime pagine sono dedicate appunto ai primi giorni sull'isola e ci sono delle checklist molto precise che ti dicono cosa devi fare. Finché appunto non ospiti KK e quindi diciamo hai finito la cosa, checklist giorno 9:30, appunto in un mese diciamo che il gioco si, tra virgolette, finisce. Poi se uno vuole fare completamento, ovviamente. E poi c'è praticamente un calendario, come se fosse un diario, vedete qua c'è tipo 1º gennaio e sotto ci sta appunto la checklist del perfetto isolano, cioè tutte le cose che devi fare ogni giorno per essere un isolano perfetto. Appunto c'è per esempio roccia delle stelline, albero delle stelline, acquisti nella sartoria, eccetera, eccetera, eccetera. E io non ho giocato tutti i giorni, quindi non sono complete tutte le pagine, però tipo anche nella sezione note scrivo delle cose che è la sezione sopra e per esempio negli ultimi giorni, visto che porto in live Animal Crossing, ho anche scritto delle cose sulle live, insomma quanto ci siamo divertiti, eccetera, eccetera. Scrivo appunto un po' di tutto e ve lo consiglio molto vivamente perché è veramente carino. Sì, è un amore veramente, si trova su Amazon tra l'altro, Agenda del perfetto isolano, me l'ha regalata sempre l'Anakin's a Natale. E vi giuro che è stupenda. Pesa un pochetto. Io me la porto sempre in giro insieme alla Switch perché ogni giorno voglio fare la checklist. Oppure tipo me la scrivo sul telefono e poi li metto appunto lì. Ovviamente se non volete spendere soldi per comprarvi una cosa così, esistono le app. Per esempio ACNH Life
che appunto c'ha tutto, c'è il catalogo, ha delle cose che devi fare, insomma è gratis, tra virgolette, però a me piacciono i libri, quindi capito questo. E poi vabbè, ci sono degli unboxing anche sul mio canale dello sticker book che vi faccio vedere un attimo. Sempre di Animal Crossing, però appunto è di New Leaf. Guardate quanto è carina! Tra l'altro è anche adatto ai bambini se avete dei bimbi, perché ci sono tipo dei mini giochi dentro. Ho preso proprio la pagina verde, aspettate. Male male. Per esempio, vedete qua ci sta unisci i puntini, una cosa del genere, e viene fuori il sacchetto di stelline. Io ho scaricato l'app, ah, Guide, sì, è la stessa cosa, sì, anche quella lì è bella, è fatta bene, io pure ce l'ho. E poi vabbè, insomma, ragazzi, quindi questo è proprio un album dei giochi, si fanno giochi appunto, per esempio qua devi trovare i villager nascosti nel bosco, capito, queste cose qui. E poi ci sono le pagine piene zeppe di stickers, ce ne sono tantissimi. E appunto sono stupendi, niente, io adoro anche gli stickers, quindi così. Sono tornata un po' bambina giocando a questo gioco e mi piace perché è un momento di serenità. Allora, ragazzi, sì, anch'io, infatti sì, è molto comoda, ragazzi, sì, è vero. Ah, io ho il modello, quindi non posso entrare. Allora, ditemi se... Ah, ragazzi, a proposito, per i nuovi, parlate tutti i giorni con questa adorabile Filomena. Perché nei primi giorni vi dirà no, non mi scocciare, eccetera, eccetera, ma dopo inizierà a darvi dei regali e non vi dico cosa sono, quindi parlateci tutti i giorni. Allora, ragazzi, queste sono le cose che ho nel negozio. Se vi interessa qualcosa, ditemelo che apro il gate. Intanto scendo piano piano, così se vedete qualcosa che vi interessa. Mi dite, oh che carino questo. Ah no, ma io ce li ho questi. Va bene. E niente, io poi farò i miei acquisti. Perché considerate che poi ho anche la guida che mi hanno regalato sempre a Natale perché hanno capito che vado matta per Animal Crossing. Questa è la guida ufficiale che trovate sempre su Amazon, tra l'altro. Ah, aiuto. E la cosa comoda è che oltre ad avere tutti i villager disponibili nel gioco, ovviamente tranne quelli Sanrio perché sono nuovi. Quindi questi qui. Bisogna parlare per 10-11 giorni di fila. Esattamente. Aspettate, oddio, si sta muovendo da solo il personaggio, va bene? Dicevo, oltre ad avere questo, c'è anche l'intero catalogo dei vestiti e degli schemi. Non penso anche. No, sì, anche il catalogo, vabbè, i muri, i pavimenti, i tappeti, vabbè, c'ha tutto, la musica di KK ed è molto comoda anche questa. Quindi per un appassionato che ne so, ora viene, se viene qualche vostro compleanno, scusate le chiavi, se viene qualche vostro compleanno, non lo so, vi fate regalare questa cosa o vi fate un autoregalo, io ho avuto tutto a Natale. Infatti è stato un bellissimo Natale, tra l'altro. No! Ok. Se ne accorgerà mai che c'è il telefono a scarico quell'altro? Ah, ma non è che sta facendo la lasagna? Mannaggia, la starà facendo. Vedete la bambolina blu? No, io non le compro per scaramanzia, veramente. Allora, tutte queste cose le ho, ragazzi. Se vi interessa qualcosa dal negozio, ditelo. E mi raccomando, questa è una cosa perché è successa a me. Non dimenticatevi che qui premendo R accedete a muri e pavimenti, perché... Io tipo a un certo punto del gioco me ne sono dimenticata e tipo per mesi non l'ho aperto dicendo ma ho pochissimi muri e pavimenti. E invece appunto stanno qui. Quindi questo muro scioggia è bellissimo. Vai. Mio. Anche uno d'archettone. E ora saranno le 4. Le 4? Sì, sono le 4. E vabbè, vabbè. Ragazzi, se volete fare un giochino delle trappole, ditemelo, cioè, come se fosse una votazione. Io vorrei partecipare così, tanto io ce li ho i premietti, ve l'ho detto, le mie live sono ormai su Animal Crossing. All'inizio facevo dei programmi, tipo, oggi si fanno due isole sogno e basta. E invece no, ho deciso di streamare un pochino più liberamente proprio. E quindi, capito, fare un po' più di cose a caso. Tra l'altro io devo scavare un po' di fossili. Ah, a proposito, ragazzi, se mi mancano dei fossili, ditemelo anche qui in chat adesso perché ho un po' di fossilini da parte. E ovviamente se vi mancano sempre dei fossili per completare il museo, scrivete la lista sempre sul canale Discord perché veramente vi accontento. A proposito, esci!
Io ieri ti ho risposto al messaggio sugli schemi ciliegio. Non so se ci sei ancora in live, ma ti servono tutti o ne hai ottenuto qualcuno degli schemi ciliegio? Perché così capisco quale darti e quali no, ovviamente. E vedi che poi ti contatto su Discord nel caso, oppure nella prossima live te li consegno se appunto non leggete Discord, perché ovviamente non è un obbligo né richiesto leggere Discord perché mi trovate in chat, in live appunto. Dicevo, esci, ce li hai tutti? Cioè, quali schemi ciliegio ti mancano? Oppure se te ne mancano la maggior parte, quali è che già hai? Oppure non ne hai trovato proprio nessuno? Ma quanto è bellino Raimondo che mangia il sandwich? Io ritenterei con il gioco delle trappole, chissà la sfiga non vale per voi. Ok, va bene, perfetto. Qualcosa sono riuscita a prenderla, dice esci, va benissimo. Va bene, ragazzi, allora facciamoci un giretto di gioco delle trappole, chi vuole giocare? Io degli schemi di ciliegio sono riuscita a prendere solo il muro. No! Beeble, se ti va, unisciti al Discord. Purtroppo non avendo il moderatore non c'è chi mi mette il link e io ancora non ho programmato la chat perché devo vedere come si fa. Quindi la trovi sicuramente sulla home del canale, ci sta Discord, unisciti tranquillamente e scrivimi su cosa desideri gli schemi appunto che ti servono, dicendomi appunto sono riuscita a prendere solo il muro, quindi gli altri mi servono, perché ragazzi io ve li riesco a procurare benissimo, non vi preoccupate, perché comunque ho tante ore, ho l'isola piena, non mi importa fare time travel perché tanto... Ok, grazie mille, esci per il Discord. Dicevo, non importa di fare time travel perché tanto le erbacce ne crescono, ma ne crescono poche, non c'è veramente problema. E quindi semplicemente io ti dico di iscriverti a Discord non perché voglio popolare Discord, eccetera, eccetera, ma semplicemente perché così non mi dimentico le cose. Io sono una che si dimentica le cose. Ma figurati, non c'è problema. Ok, perfetto, ragazzi. Allora. Niente, oh, raga, Lallo non mi vuole proprio dare sta foto. Mannaggia. Quanto lo sto odiando proprio tanto. Ha una bella cera, grazie. Ragazzi, pure lui sta iniziando a dire clop. Raga, allora, quando vi chiedono di cambiare il loro intercalare, dite no. Perché se lo cambia uno, poi alcuni, senza chiedervi il permesso, lo faranno anche loro, tipo ora Wolfgang. Che non dovrebbe dire cloppete, dice cloppete, perché Lallo mi aveva chiesto, posso cambiare il mio intercalare? Lui diceva clop clop. Allora io ho detto, magari, per farmelo ancora più amico e farmi dare la foto, ok? Posso fare questa cosa così mi dà la foto prima. Non l'avesse mai fatto, ragazzi, veramente. Ciao, ti seguo da ieri perché Michela con Mimiki ti ha fatto... Oh, oddio, grazie! Ciao, grazie mille! Grazie, Miki! ciao Valerie, tutto a posto, come va? Non so se... Forse, cioè, se dici ti seguo da ieri mi dispiace perché quando mi seguite in live io ringrazio sempre. Ma infatti sì, perché si vede che forse mi hai messo il follow prima della live. Cioè, prima che andassi di nuovo in live perché si è di nuovo messo bene il follower goal, avete presente? C'è scritto followers 121 su 200. Ecco, visto che ogni tanto mi tolgono dei follow mentre non sono in live, allora tipo Twitch ne calcola il numero giusto, però questa barra follower no, perché rimane lì. Allora mi faccio venire un sacco di problemi mentali. E quindi no, sì, ok. Oddio, ecco perché adesso Cervina dice mumu. Perché se voi glielo fate cambiare, cambiano anche gli altri e questa cosa non va bene, perché è brutto che un lupo di pantica cloppete. È orribile. Mamma mia, ragazzi, ma perché? Non lo fate mai, per favore. Tanto non vi cambia nulla. Ah, ieri tra l'altro c'era Gulliver, ma io non mi sono buttata a mare, mannaggia alla miseria. L'ho dimenticata. Ce la faccio. Vabbè. Vabbè, io i regalini li ho finiti, perfetto. Ho mandato la foto su Discord. Ok, perfetto, grazie. Esci. Allora, quando finisco qui in live, ti procuro tutte le cose che vuoi. Tanto ve l'ho detto, per me è facile perché l'isola rimane lì e non cambia. È molto facile per me procurarmi tutto quello che volete. O semplicemente c'ho un sacco di soldi, quindi. Anche se cercate dei mobili. Oh! Un regalo.
E mi hai dato. E mi ha mandato. Che regalino è? Sono curiosa. No, vabbè, ragazzi, lo metto, base, lo metto. Allora, fatemi andare a prendere delle cose a casa, giusto per stare più comoda. Però no, lo metto tutta la vita. Che bello, oddio, non ce l'avevo. Ma è un oggetto, vero? Non è uno schema. Perché io tipo ce li ho quasi tutti gli schemi e il castello di sabbia penso non ci sia. Oppure non ho lo schema di castello di sabbia. Via l'Emilia. Ma che carina, grazie. È una delle cose che volevo da una vita nel gioco, tra l'altro, questa. Ok, fatemi prendere. Allora, prima di tutto la pala. Perché devo sistemare i cespugli, eccetera, eccetera. Poi mi prendo un ciuffetto di trappole, che ne ho messe tantissime, tra l'altro. Ne ho craftate tantissime. Poi, allora, devo prendere la staccionata. Prendiamo graticcio oggi, giusto perché ci va. E poi giù ci stanno i pacchetti. Ah, è un oggetto. Ok, perfetto. Quindi adesso l'ho anche catalogato. Allora, quindi primo premio. Faccio un paio. Questo è il secondo premio. Questo è il terzo premio. E questo è il quarto. Perfetto. Mi rubo anche il tubo. Perché sennò voi entrate nella casa e dite, oh no, ho sbagliato. Manca anche a te? Perfetto, Miki. Allora non ti preoccupare, te lo posso mandare per posta molto rapidamente. Tra l'altro, aspetta, io ti ho aggiunto agli amici. Tra l'altro, tu sei venuta sull'isola. Quindi fammi vedere un attimo se ti ho tra gli amici. Forse no. No. Ah, sì. Ok, perfetto, ci sei. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora te lo mando subitissimo. Cerchiamo sabbia. Eccolo qua, regala, regala un amico. Dovrei averti aggiunto agli amici. Allora, oddio, ok, ce ne sono tantissimi. Qual è il tuo nickname? Aspetta, qual era? Non mi ricordo, forse questo, Michaels, giusto? Michalis, Michalis, era questo, giusto? Mi sono dimenticata. Guarda, ragazzi, mo sapete che faccio? A Valentina vi mando le cose tramite posta. Perfetto, ok. E ti mando questo con le uova perché è carino. Vai. Sì. Tutto tuo. Ragazzi, se volete qualcosa dal catalogo, quindi catalogo, posso mandare altri 4 pacchetti. Quindi se volete qualcosa ditemelo. Che se vi ho tra gli amici oppure ci aggiungiamo tra gli amici, venite un attimo sull'isola, riusciamo a fare tutto. Ok, allora. Prima di tutto apro il gate, mi segno il dodo. Ok, ho visto che hai mandato la foto, perfetto. Perfetto. Le note del telefono, non questo. Ok, questo. Va bene. Allora, andiamo ad aprire il gate. Bellina la bacchetta a uovo, mi piace. Ok, perfetto, perfetto. Valerie, ma tu sai come si svolge il gioco delle trappole? Sì. E ti sei recuperata qualche like. Devo solo accendere la Switch, no problem. Allora, tolgo questo fiorellino e ci metto il tubo, perché così siete sicuri di uscire qua senza bloccarvi. Perché io tipo mi bloccavo. Apro un attimo il gate. Allora, Valerie, visto che non so se sai come funziona il gioco, tanto sei la seconda a venire, quindi vieni un attimo col Mimiki e poi appunto il tuo turno. No, ok. Se volete ragazzi, poi mi mando. Posso fare un giro anche io? Certo. Cioè, posso fare un giro, sentimi, posso giocare? Sì, certo, ovvio, ragazzi. Ok, quindi prima viene Nikki, poi viene Valerie e poi viene Beeble.
Ragazzi, quando abbiamo finito il gioco delle trappole, io chiuderei perché appunto devo poi prepararmi per scendere e eccetera, eccetera. Ti voglio invitare gente con Pin Dodo. Tutti ancora di più. Vi metto un attimo. Sì. Va bene. Ok. Mi segno un attimo il codice. Ok. Solo, perfetto. Ok, allora ragazzi, come al solito, aspettate un attimo. Come al solito, io vi contatterò uno ad uno in ordine nei whisper di Twitch. Semplicemente, cioè, è la chat, le chat private. Non so se sapete dove stanno, perché alcuni non sanno dove sono, dove siano, insomma, vabbè, l'italiano. E questo, allora, poi mi raccomando, mi devo ricordare che per il terzo partecipante devo fare altri pacchetti perché appunto li ho finiti un'altra volta. Cioè, in realtà non li ho impacchettati, semplicemente, non è che ho finito le cose. Non le ho impacchettate. Allora, fatemi chiudere qui, così non si girovaga. Perfetto, fatemi vedere se il campo è a posto. Ok, perfetto, ci sono dei fossili che sono spawnati qui. Un attimo solo che vi sistemo, eh. Allora, praticamente che cosa si deve fare? Spiego le regole a chi non ha ancora giocato. Vedete com'è fatto questo campo? Cioè, ci sono delle strisce di buche, va bene? In alcune di queste buche ci sono delle trappole. In altre buche invece c'è una zona sicura dove si può passare. Quindi non dovete camminare qui dove sto camminando io perché questo è il sentiero per me, perché poi ogni striscia di trappole che superate io vi metto qui e vi do il premio, va bene? Oppure se tipo cadete alla prima striscia, che ne so, uscite di qua e fate il giro senza appunto rompere le altre trappole, senza far scattare le altre trappole. Il gioco è molto semplice, dovete riuscire a scegliere tra le 5 buche. Quelle sicure, che ovviamente man mano che si va avanti aumentano di numero quelle diciamo non sicure, dovete passarci sopra. Se ci passate sopra senza cadere nella trappola, vincete uno dei premi che ho nella tasca. Il primo premio è quello là, cioè il primo che vincete è questo rosa, poi quello azzurro, poi quello verde e poi quello viola che è l'ultimo premio. E vi dico soltanto che semplicemente il numero di trappole aumenta man mano che si va avanti, infatti l'ultimo livello è quello più difficile. Va bene, è un gioco che si basa sulla fortuna, anche un po' sul pensare, sull'anticipare le mie mosse. Cadrò alla prima, ok, ragazzi, me lo dite tutti. No, non vi portate sfortuna da soli, dai. Dai, dai. Allora, questo dovete fare semplicemente. Qua stanno crescendo i fiori perché ieri ha diluviato sulla mia isola, va bene. E ok, quindi dovremmo essere pronti. Aspettate un attimo, fatemi mettere il mio vestitino. Io ho fatto un vestitino per le live che si chiama appunto, vedete, Little Alley Channel, così. Ma no, ragazzi, infatti porta sfortuna, non lo dite. Va bene, allora, prima Miki, quindi Miki, ora ti mando il codice. Aspettate un attimo che lo copio. Tra l'altro io ho ancora le unghie un pochino rosa perché ho fatto il colore oggi. Perché i capelli rosa ce li ho perché li ho decolorati, dal parrucchiere, non da sola. Li ho decolorati e sopra ci metto tipo un colore ad acqua che se ne scende ogni shampoo. E quindi ho fatto il colore oggi, c'ho un po' le mani rosa, però vabbè. Allora, fatemi un attimo entrare nella chat della live. Perché così vi contatto da telefono, perché come sapete, come molti di voi sanno, il mio computer fa un po' schifo. Quindi, allora, aspettate un attimo che sento me stessa ed è una cosa un po' strana. Ok, allora, i capelli sono stupendi, lo fucsia penso, per anni adesso sono lilla. No, vabbè, bellissimo. Allora, ragazzi, Miki. Eh sì, l'ho capito, quello è il correttore. Miki, manda un attimo un messaggio in chat, nella live, così io ti mando il codice, perché vi prendo sempre da qui. Ragazzi, purtroppo il mio computer è così, cioè.
Mo la CPU, solo OBS 55% della CPU, cioè per dire, non può fare altro. Se apro una pagina, una cartella, lagga tutto. E vabbè. Ok, Nick ha mandato un messaggio. Quindi Whisper, perfetto. Poi ragazzi, quando ho finito questi pacchetti e ne faccio di nuovi, ovviamente varierò un po' coi premi, perché poi, visto che giocate spesso, voi magari vincete sempre le stesse cose e non va bene. È noioso così. E niente, questo. Allora, vieni pure. Io ti aspetto, sai ormai le regole. Facciamo il tifo per Miki. Quindi io mi segno un attimo qua Miki. Poi c'era. E poi c'era. Aspetta, che ci stanno. Aspettate, scorro un po'. Ah, Bibolo. Ok. E poi che bei nickname che avete tutti quanti. Il mio poi è lunghissimo, è Little Ale Chan. Che poi se volete sapere le origini, allora io sono iscritta a fisica, no? E in fisica ci si occupa di particelle. Ora, il più grande acceleratore di particelle nel mondo si trova a Ginevra e si chiama Large Hadron Collider, ok? Cioè fa collidere gli atomi di idrogeno, perciò. E quindi LHC. E volevo un nickname che richiamasse un po' questa cosa, no? Little Halley Channel. Perché Halley? Perché Halley è la cometa di Halley, che penso sia la cometa più famosa che conosciamo sulla Terra, che è quella cometa che ha un periodo di, penso, 60 anni, una cosa del genere, non mi ricordo molto bene, e che ci hanno fatto anche delle canzoni sulla cometa di Halley. E quindi, capito, Little Halley Channel, Little perché piccolo, perché, boh, io sono bassa, e quindi, capito... Da qui viene l'origine del nome, però è lunghissimo. Infatti, per scriverlo sul vestitino ci è voluta, sono volute 2 ore. Cioè, mi sono messa a vedere Star Wars The Clone Wars e intanto facevo il vestitino. E penso di aver visto tipo 5 episodi, 6 episodi. Quindi sì, un'oretta, un'oretta e qualcosa. Questo è tutto. Ok, Miki, come al solito, prendi il tubo, arriva sul campo e facciamoci questo giro. Ma che bello, un significato super originale. È un significato che richiama un po' alle cose che faccio nella vita, semplicemente. Cioè essere bassa e studiare fisica. Questo faccio. Tra l'altro, mo mi devo. Cioè, sto per prenotarmi una scuola estiva quest'estate, che è molto interessante. Si trova in Umbria. Quindi, nel caso qualcuno di voi umbro mi viene a trovare lì, io non posso viaggiare perché non avrò la macchina. Eccoci, allora facciamo, poi vi racconto, facciamo questo bellissimo giro, dai. Allora, che bello, ma siete tutti così fashion. Allora, primo livello superato, ma ragazzi, il primo livello è ancora facile. Cremonini ne ha fatto una canzone dedicata alla stella, non so se dico cretinate, non lo so. Io so quella lì, non mi ricordo, è una cantante donna, tipo, però non mi ricordo come si chiama. Poi ve lo dico. Allora, ragazzi, dai, secondo livello, dai. Qui c'è solo una trappola nascosta, cioè si deve essere proprio... Oh, perfetto. Non siamo super sfortunati. Allora, nell'ultima live, il livello 3 era il livello un pochino più sfigato. Era un po' una maledizione perché cadevano tutti al livello 3. E infatti questa volta non c'è più la maledizione del livello 3 perché non è caduta. Quindi lasciamo anche questo pacchettino. Dai, l'ultimo livello, ragazzi, facciamo il tifo. Deve passarlo, deve passarlo. Dai, Miki, dai, Miki. Ce la puoi fare. Miki pensa. Giusto, giusto. Brava. Ce la può fare? Sta scegliendo, sta scegliendo. No, ragazzi. No, vabbè, Miki, fantastico. Ok, no, ragazzi, adoro. Fantastico, bellissimo. Sono emozionatissima, ragazzi. È la prima volta che Miki vince l'ultimo premio. E tipo, io sono contentissima per questa cosa perché, cioè, non lo vincete quasi mai, è bellissimo! Ok, poi magari Miki, se vuole, ci fa sapere che premi ha trovato, se no lascia la sorpresa a chi verrà. Però veramente, io mi sono gasata un sacco, fantastico! Veramente, vedete che si riscalda giustamente l'atleta. Yay! Che poi il vestitino che ho io addosso... Sembra tanto, cioè mi fa un po' così, mi castra la testa nelle spalle. È stato fantastico, mamma mia. Me lo
Bravissima! Allora, adesso, visto che tocca un'altra persona, Miki ha fatto, quindi ora tocca a Valerie, però io devo un attimo resettare il campo, perché ovviamente poi vedete qual è il sentiero sicuro. E allora io posso tanto cambiarlo quanto non cambiarlo. Quindi ora metto sempre l'immagine delle trappole e inizio a cambiare un po' di cose, forse, può essere anche che non lo faccia. E quindi vediamo il prossimo concorrente se ce la farà. Io mi vergogno perché perderò subito. No, ma dai, non è vero. Che bello, Miki, che fortuna. Bravissima. È stato stupendo. Ok, Miki è uscita con il meno. Potete farlo, non vi preoccupate, potete uscire con il meno. E tanto si salva tutto, quindi non vi preoccupate. Tra l'altro dico sempre questo trucchetto, no? Allora, se mai avete gente sulla vostra isola che vi sta distruggendo le cose, se non volete, cioè se ovviamente volete cacciarlo e riavere tutto indietro, non fate chiudi sessione, perché chiudi sessione che si fa con il meno appunto quando ospiti, chiudi sessione fa in modo che, diciamo, diciamo che si salvino tutte le cose. È carino, mi fa piacere, dai. Però se volete far crashare le persone e quindi riprendere dall'ultimo salvataggio, cioè da quando loro non ti hanno distrutto le cose, praticamente, basta premere il pulsante della modalità di riposo della Switch, semplicemente. Ok? Io lo faccio quando appunto si sono comportati in maniera non adeguata, che è successo perché stavo prima nei gruppi di Facebook, ora non più, e li odio adesso. Insomma, lo facevo perché appunto serviva, perché c'era gente che faceva queste cose. Allora, ragazzi, io resetto un attimo il campo. Per resettare significa appunto spostare un poco le trappole o non spostarle, ovviamente. E quindi non tentate di capirlo dal suono perché non si sa cosa faccio. Posso anche buttare le cose là dentro. No, veramente è una cosa che mi sento sempre di consigliare perché può succedere, magari poi uno rimane un po' col fegato amaro che gli hanno preso le cose, capito? Ed è una cosa un po' brutta. Perché, capito, uno fa tanto per andare avanti nel gioco, poi arriva un cretino e rovina tutto. Ok, un attimo solo. Tra l'altro, ragazzi, io vi dico che voi siete fortunati. Perché prima il gioco delle trappole io lo facevo, vabbè, solo per gli iscritti al gruppo, perché tutti gli oggetti che regalavo li ottenevo tramite un tizio che aveva hackerato la sua Switch e che quindi, capito, voleva che restassero nel gruppo. Ora invece ho fonti tutte mie, cioè mi sforzo io di fare le cose e quindi posso veramente regalare tutto a tutti e mi fa un piacere immenso questa cosa. Mi sa che ho sbagliato. Scusate questa musichetta. Ma non ho parole per chi lo fa. Vabbè, sì, in genere quando ti trovi a giocare con ragazzini piccoli che magari, capito, dicono: ah, ora lo rubo, tanto è solo un gioco. Che poi magari per noi non è esattamente solo un gioco, perché teniamo un po' alle cose che facciamo, no? Cioè, immagino un po' tutti. Eh sì, no, beh, io in realtà, visto che su Animal Crossing regalo cose da un sacco di tempo, è capitato, cioè statisticamente è capitato. È un fatto proprio di statistica, appunto. Cioè, su tante persone che aiuti, becchi qualcuno che fa queste cose. Non mi è mai successo che qualcuno mi distrugga le cose, per fortuna ho una mia amica alla quale è successo, però una sua cuginetta tipo 5 anni l'ha battuto tutti gli alberi, no! Ecco, ecco, per esempio, però, ecco, non, se tipo la bimba stava giocando offline, non funziona questa cosa purtroppo. Perché funziona soltanto se tipo siete online, ok? Per far crashare le persone. Funziona solo in quel caso, purtroppo. E quindi mi dispiace, ma non si poteva fare niente a quel punto. Vabbè, si devono ripiantare gli alberi. Ok ragazzi, io ho finito di sistemare il campo, quindi adesso mando il messaggio a Valerie, dicendo
Ti chiamo con il giusto accento, vero? Non sbaglio. Però ce l'ho adesso il suo nickname perché non ho chiuso la cosa. La live dal telefono. E quindi Whisper, ok. Perfetto, allora ti ho mandato il codice. Quando vuoi venire, vieni pure. Vabbè ragazzi, quelli sono i bimbi, cioè i bimbi fanno questo, distruggono un po' le cose, cioè giocano così, capito? L'ultimo premio, quello lì non lo avevo, quindi... Ah, perfetto, perfetto. Tra l'altro ragazzi, l'ultimo premio, io l'ho messo come ultimo premio perché probabilmente è la cosa più difficile da craftare di tutto il gioco. Probabilmente, cioè è una delle cose più complicate di tutte da ottenere. Quindi perciò ve l'ho messo come ultimo premio. Magari a qualcuno non piace, tipo io sulla mia isola non ce l'ho. Però mi piace regalarlo perché alla gente piace un sacco. Ah, tra l'altro, mettilo. Puoi anche cambiare. Cosa? Non voglio rovinare la sorpresa dicendo cosa ho trovato. Ok, perfetto. Ah, ok, perfetto, vale. No, perché è scritto Valerie, quindi io lo leggo Valerie, però va bene, Vale. Se mi ricordo anche nelle prossime live ti chiamo Vale. Se non ricordamelo tu, va bene. Io mi dimentico le cose, scusatemi. Che volevo dire? Ah, sì, comunque se lo metti sulla tua isola. E poi diciamo vai vicino e premi A, succede anche una cosa. Ah, e tra l'altro, se non ti piace il colore, io non ci ho fatto molto caso al colore, perché se non ti piace il colore, puoi benissimo modificarlo con i pacchetti, quelli là di personalizzazione, che trovi al negozio di Mirko e Marco. Quindi veramente puoi farci di tutto. Allora ragazzi, mi dispiace un sacco, però visto che è un po' tardi, io alle 5 devo scendere che i miei mi accompagnino appunto a casa di Alana Kinsk, se legge i miei messaggi, se no vabbè mi presento a casa sua così a caso. Sì, Valeria è un po' nickname perché mi piace di più di Valeria, però Vale è perfetto, ok, ottimo. È un sacco carino anche il tuo personaggio, veramente. Comunque, mi dispiace un sacco, però dopo che avrò fatto giocare anche i Beeble, devo assolutamente chiudere la live perché mi devo preparare per scendere, va bene? E purtroppo è così. Non so se domani streamo, probabilmente giovedì, e poi vi ricordo sempre che venerdì io sono in live su un altro canale, poi ne parliamo tranquillamente nelle prossime live, però visto che sono un'appassionata di Star Wars, nonché cosplayer di Star Wars, non so se sapete cosa voglia dire cosplay, se no ve lo spiego. Sono in questo gruppo da un po' di tempo e abbiamo iniziato a fare delle live su appunto il loro canale dove giochiamo a un gioco di ruolo a tema Star Wars. Fammi un attimo passare, sorry. Yay! Ok, allora. Live breve ma intensa. Eh sì, è durato, penso durerà un'oretta e 20, una cosa così, insomma. Ok, come on. Primo livello. Che bello il vestitino. Vediamo se il primo livello riuscirà a superarlo. Vedi con attenzione. E lo supera! Primo livello fatto. Primo pacchetto. E uno, ragazzi. Ora passiamo al secondo. Secondo livello. No, vabbè. Vabbè, ragazzi, avete presente la fortuna del principiante? In questo gioco c'è la sfortuna del principiante, purtroppo. Mi dispiace un sacco. Vabbè, sarai più fortunata la prossima volta. Non ti preoccupare perché poi questo giochino ogni volta che sono in live potrete riprovarlo. Perché poi a me basta fare solo i premietti e non penso di finirli mai. E quindi... Magari la prossima volta. Mi dispiace un sacco, veramente, io sono davvero dispiaciuta perché vorrei farvi vincere tutti e darvi sempre tutti i premi possibili. Però, appunto, si perde un po' la cosa del gioco, capito? Vabbè, un premio l'hai vinto ed è una cosa bella. Ed è anche un premio discreto, diciamo, dai. Una cosa utile, ecco, diciamo che i primi due premi che vi metto sono cose utili. Il terzo è una cosa difficile da trovare, il quarto è una delle cose più desiderate del gioco. Questo è semplicemente. Che bello, mi fa un sacco piacere. Ragazzi, se io avessi un'altra Switch con un'isola completamente vuota, farei un'isola di soli giochi. Adesso guardo il regalo. Ok, perfetto. Ve l'ho detto, i primi due sono un po' più utili, diciamo che...
Meglio di niente, dai. Sì, dai. Va bene, va bene. Ovviamente vi sono meno utili se state più avanti nel gioco, però potete anche scambiarli per altri oggetti, che ne so, magari su in altri posti, ovviamente di no, non nella mia live perché io vi do le cose gratis, però a volte queste cose possono anche essere utilizzate per gli scambi nel web, eccetera, eccetera. Allora, fatemi andare a prendere l'ultimo un ultimo pacchetto rosa perché mi sono finiti. Io mi sono messa la scala perché così faccio prima. È su, è su. No, vedrai che farai meglio. Eh sì, infatti. Dai, Bibble. Dai, Bibble. Ce la puoi fare. Che carino, Bibble. Mi ricorda un film di Barbie che vedevo quando ero piccola, ma tipo lo vedevo sempre. Non so se anche voi. E si chiama. Tipo, lei era una fata. Barbie era una fata in questo film ed era bellissimo. C'ho un coupon di AliExpress che sta per scadere, ma è solo pubblicità per farvi comprare cose, quindi no, non comprerò nulla. L'ultima volta su AliExpress ho speso 30 euro per la Switch. No, non solo per la Switch, in realtà mi dovrebbero arrivare dei sottobicchieri da una vita, perché tipo mia sorella mi ha regalato un tappetino da gaming a Natale, anche se io non gioco al computer perché per giuste ragioni e cause che voi conoscete, insomma, il mio computer sicuramente non regge un gioco. Però è un sacco carino perché è tipo di Pusheen. Aspettate, fatemi vedere se riesco. Vedete, ci sta tipo Pusheen. È bellino un sacco. E quindi non ci voglio appoggiare il bicchiere sopra, non voglio farlo bagnare. E niente, non arrivano sti sottobicchieri. Aperto, grazie. Mi fa un sacco piacere che ti sia divertita comunque. Spero ti siano utili queste cose che hai ricevuto. Veramente? No, vabbè. Ok, va bene. Che bello. Adoro. È stupenda questa cosa. Va bene. Allora, ragazzi, io ho preso l'ultimo premietto, quindi ce la facciamo. Magari li vince tutti. Io spero un sacco. E ok, fatemi arrivare un attimo al campo. Resetto giusto le prime due righe. Cioè, cambio un po' le cose alle prime due righe. Perché tanto le altre ancora sono ignote. E vediamo cosa riesce a fare Beeble. E poi ragazzi, io ho sempre pensato che Beeble fosse maschio, invece è una femmina, quella del film, ovviamente. È una femminuccia, io tipo, no, vabbè. Ok, fatemi un attimo sistemare qua. Poi ve l'ho detto, quando c'ho un po' di tempo mi metto a fare un poco di sistemazioni diciamo, sul settaggio della live. Dai, speriamo bene, sì. E tolgo questa cosa delle trappole e metto una cosa più simpatica. Ok, fatemelo scrivere sul telefono perché poi mi dimentico dove le ho messe. Allora. Ecco, già mi sono dimenticata. No, forse no. Dovrebbe stare qui. Ok, va bene. Allora, aspettiamo l'ultimo concorrente. Tocca appunto a Beeble. Momento solo che ti recupero dalla chat. Ok. Whisper. Ce la farò. Devo ricopiare di nuovo il codice. Ok, perfetto, te l'ho mandato in chat, quindi appena vuoi, vieni. È diventato il mio soprannome perché il ragazzo mi dice che assomiglio a Beeble del film solo perché sono bassa bassa e sono goffa. E sai cantare anche bene la lirica. Non so se avete inteso la citazione. Non è nel primo film. È nel secondo, ma è bellissima quella parte. Quando mangia il frutto. Mamma mia, troppo divertente. Come sono belli i film di Barbie. Che poi ho una sorella gemella, ok? Che è diversa da me, quindi potete immaginare con Barbie la principessa e la povera cosa abbiamo fatto. Cioè, io facevo Erika, lei faceva Annalisa, anche se lei è bruna e io sono più bionda, diciamo. Ci sono scambiati, io facevo la povera, lei faceva la principessa. E raga, era troppo divertente perché facevamo tutti i balletti, le cose. Quello purtroppo no, ma quella scena fa troppo ridere. Eh sì, è vero.
da Sphinx, legge. Troppo carina sta musica. Intenditrice d'arte erbivora. Bellissimo. Io sono tipo ristrutturatrice notturna. Perché gioco di sera, perciò. Era bello all'inizio, c'avevo un'amica che avevo conosciuto sempre su un gruppo. Si chiamava Nunzia. Poi lei ha smesso di giocare perché era più grande, insomma, lavorava, lavora, quindi. Invece no, studio e faccio la ricotta a casa. No, non è vero, non faccio la ricotta, magari mangiare ricotta tutti i giorni. Ok, prendi il tubo, vieni qui! Penso tu abbia capito, le regole sono abbastanza semplici. Sì, perché ho fatto un artistico e sono vegana, wow! L'artistico, che bello. Allora, prego, il campo aspetta te! Vediamo se riuscirai a vincere. L'ho persa, dov'è? Ah, ok, stava lì. No, che peccato, mi sono persa. Vai, vai! Mi sarebbe piaciuto fare l'artistico. Io mi diverto un po' a disegnare e ho tipo dei bimbi a cui faccio lezioni di fumetto. Ok, allora, primo livello lo superano tutti, quindi a postissimo. E vinci il primo premio. Voilà. Secondo livello. Secondo livello superato, quindi ragazzi, oh no, non ti sto per dare la trappola. Allora ragazzi, anche il secondo livello è superato. Non ci siamo ancora gasati perché adesso iniziamo a gasarci con il terzo livello. Vediamo se riesci a superarlo. Oh, attenzione, 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 possiamo avere dei vincitori. Allora, secondo livello prima dell'ultimo fatto, cioè penultimo praticamente, è l'ultima trappola, ci becca sempre. Che peccato. E vabbè ragazzi, che peccato, ve l'ho detto, nell'ultimo livello sono solo 2 su 5 quelle giuste, che è statisticamente probabile, diciamo, prenderlo. Però comunque ragazzi, cavolo, 3 livelli su 4 è tanto. Complimenti. Fantastico. Non so se sei ai primi livelli del gioco, cioè all'inizio del gioco, però più sei all'inizio del gioco, più ovviamente apprezzerai queste cose. Grazie, è bellissimo, mi fa un sacco piacere. Viva! Che bello, ragazzi! Io mi diverto un sacco con voi, veramente. Vorrei non chiuderla la live, però purtroppo oggi c'ho da fare. Cioè, non purtroppo, dai, cioè, devo andare a casa di. Mannaggia, l'Anakin che non mi risponde, però. Non è una cosa bad, però non mi posso portare tutto il baldacchino per streamare, capite? Cioè, la sera ci vediamo un film in genere. Ok, anche l'ultimo partecipante è andato via. E quindi, ragazzi, visto che sono le 5 meno 20, io devo chiudere perché appunto devo scendere. Che bello, che tra l'altro aprono anche le regioni. Io posso finalmente andare alla casa al mare perché, ragazzi, cioè, che sfortuna. Praticamente tra la Campania e il Lazio c'è un fiume, ok, che si chiama il Garigliano. E come la maggior parte delle regioni in Italia è il confine delle due regioni, va bene? Il confine tra le due. Proprio in là del Garigliano, cioè nel senso che io ci arrivo con la bicicletta, nel Lazio, provincia di Latina, ok? Sei in perfetto orario, infatti, dicevo, in provincia di Latina, ho questa casa al mare in un paesino che si chiama Scauri, va bene? Che io ci arrivo con la bici alla foce del Garigliano. Indovinate chi appunto non è potuto andare alla casa al mare, anche a Pasquetta, che io ho la brace là, cioè, tipo una casetta che solo per la brace la fece fare mio nonno. E ci facciamo un sacco di cose bellissime. Indovinate chi a Pasquetta non è potuto andare lì perché stava nella regione a fianco, cioè nel senso tu scavalchi il Garigliano e c'è casa mia praticamente. No, cioè che. È una cosa orribile. Va bene ragazzi, allora io mi metto sullo sfondo del gioco delle trappole, quindi mi metto qui e mi inquadro da sopra. Quindi magari ora che aprono le regioni vado a farmi anche una bella bracciata con le mie sorelle.
Va bene, direi che questa è una visuale perfetta. Buona serata, un saluto al fidanzato disperso e goditi la lasagnata. Sì, il fidanzato disperso perché, ragazzi, secondo me sapete che sta facendo? Secondo me sta facendo le polpettine fritte. Sì, ha lasciato il telefono nell'altra stanza. Ah no, mo mi ha letto. Che ora mi ha letto? E perché non mi ha risposto? Ragazzi, oggi qualcuno morirà. No, mi ha letto 20 minuti fa, non va bene questa cosa. Vabbè, ok, bellissimi regali. Ah, super utili, che bello, mi fa un sacco piacere, ragazzi, che bello. Allora, un po' di annuncini. Stasera non streamo. Domani non credo, non penso. Dipende cosa faccio la sera. Non penso, poi se sto stanca, capito? Le live sono particolari quando le faccio a pranzo. Vi ricordo sempre di, se volete, unirvi al Discord, perché oltre che ci sta una sezione sul Discord, non spammiamo, non sarà una cosa invadente, tanto potete fare quello che volete. Oddio, grazie! Grazie mille. Comunque, stavo dicendo, no, non mi dite queste cose. Il fidanzato verrà menato, sì, ma infatti poi glielo scrivo, poi glielo dico in live. Aspetta. Abby, ma perché non mi rispondi? Hai visto, hai sentito? Mica ti sei messo a seguire la live? No, non penso proprio. E mia madre. Che c'è, ma? Sì, lo so, devo. Sto chiudendo. Mia madre che ha detto che dobbiamo scendere. Va bene, niente. Che bella è la casa al mare. Eh sì, è una casa. Cioè, la comprò mio nonno tanti anni fa. Allora, ragazzi, sì, Discord è molto semplice, non ti preoccupare, è molto intuitivo, è come una, la devi immaginare come una casa con delle stanze, va bene? E in ogni stanza si fa qualcosa. Comunque, vi ricordo sempre di unirvi al Discord perché oltre che faccio giveaway, ma ci sta la sezione di cosa desideri, dove voi mi potete scrivere delle cose che vi servono, delle cose che non siete riusciti ad ottenere. Io tutto quello che volete riuscirò a procurarvelo, non mi preoccupate. E quindi niente, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Ci vediamo nella prossima live. Mettete sempre cuoricino per vedere le notifiche, insomma, ma io comunque vi scrivo su Discord e posto anche le storie su Instagram, insomma, per avvertire tutti se avete voglia di venire a seguire le live. Detto ciò, vi saluto, vi mando un fortissimo bacione. Ringrazio i miei quattro abbonati, cioè Miki che ha regalato anche l'abbonamento a Black Anubis, Anna Re, che non so se oggi penso non sia passata in live, e Alanakinsk perché è appunto, se no verrà menato per questo. No, vabbè, sto scherzando. E vi ricordo che se avete Amazon Prime, ovviamente potete avere un abbonamento gratis a un canale al mese, ve lo regala Amazon, basta collegare gli account. Ovviamente non è una cosa per dire datelo a me perché a me non interessa far soldi col canale, se no l'avrei fatto per lavoro. E niente, quindi, anzi, vi ringrazio che mi supportate così e vi prometto ovviamente che nel momento in cui magari riuscirò a riscuotere i soldi da Twitch, lo farò sempre per il canale, insomma, cioè mi compro la webcam, il microfono, tutte queste cose per migliorare la live, va bene? Va bene, grazie mille a voi per la compagnia, siete bellissimi. Un bacione e buona serata, alla prossima live. Ciao a tutti!